Non avevo altra scelta che fidarmi ciecamente. Non c'era modo di scoprire su quale epoca fosse sintonizzata la macchina, né possedevo le conoscenze o i mezzi per regolarla. Esitai solo un istante. Quindi azionai il comando e mi gettai nell'oblio, affidandomi alla mano del destino. Al di là di ogni speranza, contro ogni probabilità, sembrava che la macchina mi avesse inviato proprio nell'epoca desiderata. Infatti, quelle erano bandiere dei Sarafan, mentre i vampiri dovevano essere le vittime della loro crociata. Era una coincidenza troppo grossa per essere semplice opera del destino, ma non potevo sapere se fosse stata organizzata da Mobius o da qualche altra influenza. Se Janos Odron era ancora in vita, l'avrei trovato. Ma ero pronto ad altri inganni e deciso a procedere con cautela. Dopo le carneficine della crociata di Mobius, quel massacro era ancora più terrificante. Le uccisioni dei Sarafan testimoniavano una metodica spietatezza, il freddo fanatismo dei veri credenti. Nome di tutto ciò che è santo! Finalmente
Potei vedere i miei antichi fratelli d'arme in carne e ossa. I sacerdoti guerrieri dell'ordine Sarafan, le cui vite erano dedicate a stroncare la piaga dei vampiri. Anche se confesso di avere provato desiderio e struggimento per la perdita della mia antica virtù, non li guardai con la riverenza che prima sentivo. Prima, infatti, avevo scoperto il volto umano dei vampiri, mentre ora vedevo la mostruosità di quegli uomini.